Un santo saluto da Salvatore, da Radio Sole Vivo, da L'Esperanza Maria, Vostra Estè Misericordia e tutti i canali collegati con il grande messaggio di riparazione dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia. Oggi un video molto molto speciale, ve l'avevamo già annunciato. Oggi vogliamo entrare in quelle che sono tutte le profezie e andare a vederle un po' più da vicino. L'abbiamo fatto approfondendo un argomento. Noi che non siamo esperti dell'argomento ci siamo voluti far aiutare. Oggi parliamo di crisi economica. La Santa Vergine, ora vedremo da qualche messaggio, ne parla tanto di questa crisi economica che avverrà in questo periodo, a breve. È su di noi. Non è catastrofismo, è leggere i segni dei tempi, un po' come ci dirà tra poco l'esperto che abbiamo chiamato, perché tanti ci dicono che siamo catastrofisti, ma il problema non è il catastrofismo, il problema è saper leggere e leggere i segni dei tempi. E i segni dei tempi sono chiari. Viviamo delle situazioni che sono molto, molto, molto particolari e che richiedono che noi dobbiamo essere attenti. Non dobbiamo farci trovare impreparati, come la parabola delle vergini stolte e delle vergini invece che sono state prudenti. Le vergini stolte, pensando che lo sposo arrivasse presto, andarono al matrimonio dello sposo senza portare con sé l'olio. Le vergini invece, molto più prudenti, pensarono: se lo sposo tarda, non avremo l'olio per le nostre lampade, portiamone un po'. E quindi sono state attente, sono state lungimiranti, ed è a questa lungimiranza che noi facciamo riferimento. Noi dobbiamo guardare quello che succede nel mondo, ma non soltanto quello che succede nella nostra Italia, ma a livello mondiale. Non dobbiamo fermarci alla religione. Ecco perché noi sempre diciamo che è vero, la religione richiede l'orazione, ma l'orazione senza la mobilitazione, intesa come il sapere, il cercare la verità, è priva di senso. D'altronde anche Nicola, di cui il nostro canale è portavoce, oltre che dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia. Nicola, la locuzione di Nicola, la giaculatoria, scusatemi, di Nicola dice: Nicola, campione di santità, fammi conoscere, amare, servire la verità. È ovvio, la verità intesa con la V grande, quindi nostro Signore. Ma nostro Signore disse lui: io sono la via, la verità e la vita. Quindi noi dobbiamo perseguire con ogni mezzo tutto quello che succede nel nostro tempo. Ritornando a quello che è la trattazione di questo video, oggi parleremo di economia. Non lo facciamo noi. Non vogliamo noi essere i catastrofisti. Non vogliamo noi dire sempre qualcosa, ma vogliamo che un professionista esterno dia voce ai messaggi della Santa Vergine e di quanti hanno profetizzato al fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia. E quindi andiamoli brevemente e soltanto per qualche piccolo cenno li andiamo a guardare questi messaggi, li andiamo a leggere. Eccoli, ve li faccio vedere. Partiamo, ne ho presi tre esemplificativi. Il messaggio dell'11 marzo 2022, dato a Enrico, fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia e vescovo della Chiesa Cattolica. San Michele Arcangelo scrive: con la guerra la terra sarà deserta. Stiamo guardando quello che sta succedendo nell'area israelo-palestinese. La politica paralizzerà l'intera economia mondiale, quindi parlerà di qualcosa che sta per arrivare. Gli uomini semineranno invano. Le piaghe aumenteranno di intensità. Unite le vostre preghiere e le vostre riparazioni. Avrete il perdono. Le anime si perdono persistendo nel peccato. La pandemia non è finita. E quindi attenzione,
perché nell'ospite che noi presenteremo oggi, lui proprio oggi, 19 luglio 2024, pur non sapendo quello di cui stiamo parlando, ha fatto un video che è proprio questo, dice. Andatevelo a vedere sul suo canale, poi vedremo chi è. I cataclismi sono inviati da Dio per purificare i peccatori incalliti. Troverete la vostra purificazione nel peccato che commette, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ancora, il 1 agosto 2018 dice: proprio come è stato fatto per le profezie sulla pandemia, vi avverto con il mio amore paterno. Sta arrivando il tempo della grande guerra, quando da Oriente ruggirà la tempesta dei conflitti. Scusate, da dove sta arrivando il conflitto? Un potente conflitto arabo-israeliano. Scusate, ora dove siamo? Il messaggio è del 2018. Del 2018, scusate, sono andato troppo in alto, non ho visto. Opporrà Israele, Egitto, Iraq, Giordania, Libano e Siria. Guardate che piano piano ci siamo, non ce ne sono ancora tutte, ma piano piano ci siamo. La crisi economica e sociale, le rivalità tra le varie forze politiche e lo stallo del processo di pace in Medio Oriente ne saranno forieri. Ora vediamo cosa dirà l'economista. 14 giugno 2020, ancora, stiamo parlando di 4 anni fa. Il collasso economico dividerà l'Europa in due, l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. I politici vorranno un'Europa totalitaria, gli Stati Uniti d'Europa, di cui oggi si parla. Di fronte alla recessione, i costi esorbitanti della sanità e delle pensioni e all'accelerazione delle riforme fiscali, l'Europa andrà in fiamme. Vedremo cosa dirà tra poco l'economista. Tutto questo declino è necessario per mettere le persone di fronte alle proprie scelte e le responsabilità, seguendo i loro istinti e gli interessi personali, sosterranno la morte come unica alternativa per i loro diritti. Questa frase fa rabbrividire. Seguendo i loro istinti e interessi personali, sosterranno la morte come unica alternativa per i loro diritti. Questa decadenza lascerà la terra come un campo di battaglia. Ho voluto prendere come esempio soltanto questi 3 messaggi nel libro che trovate in descrizione, il libro della Vergine della Rivelazione. Trovate tanti messaggi relativi alla crisi economica e legata alle crisi israelo-palestinese che stiamo vivendo in questi giorni. Ma oggi voglio darvi una bella notizia. Parleremo di questo argomento con un grande economista, una persona veramente che ho conosciuto, ci siamo scambiati qualche messaggio prima di venire di registrare il video. È una gran brava persona, una persona che veramente io già lo conoscevo da tempo, ma ne ho potuto valutare la caratura, il peso di questa persona in questa breve intervista. Ve lo voglio presentare, è il secondo me grande Francesco Carrino. Ciao Francesco, come stai? Ciao a tutti, ciao Salvatore, tutto bene? Tutto bene. Allora niente, io ho fatto un poco un preambolo di quelle che sono le profezie della Vergine che ha dato all'ordine romano. In particolare te la faccio breve, ti ripeto brevemente, praticamente sono che a breve la Madonna ha, diciamo, profetizzato un crollo economico più o meno grave. Stiamo vedendo un attimo tutto quello che sta succedendo nel panorama europeo e mondiale. Ora, dici un attimo, illustraci un attimo quelle che sono, quello che sta succedendo economicamente a livello mondiale. Quindi illustralo alla signora Pina, che è praticamente casalinga e non ne capisce di economia, perché altrimenti ti perdiamo. Beh, proprio in questi giorni ne abbiamo visto di cotte di crude, no? Abbiamo visto il possibile attentato a Donald Trump. Quindi certo, Vediamo anomalie nella nostra quotidianità. Abbiamo visto questo
Microsoft gestisce i sistemi informatici, che è andato down proprio in questi giorni, quindi bloccati banche, bloccate aeroporti, banche dati, quindi ne stiamo vedendo di cotte di crude in questo 2024. E quindi a livello generale, il mondo non se la passa bene, questo lo possiamo dire. Possiamo essere ottimisti rispetto al futuro, ma la realtà è quella che vediamo tutti i giorni. Detto questo, noi viviamo in un momento di grande bolla sui mercati finanziari, cioè le borse di tutto il mondo sono completamente staccate dalla realtà, mentre vediamo aumentare la povertà. Vedete in Italia che abbiamo raggiunto i 5 milioni di poveri, e la borsa italiana è ai massimi di sempre, continua a crescere. Il valore delle azioni di chi investe continua a crescere. Questo accade anche sull'S&P 500, che è la grande borsa che racchiude le 500 aziende più importanti del mondo, con la maggiore capitalizzazione al mondo, oppure indici che rappresentano e racchiudono la tecnologia mondiale, i classici Facebook, Amazon, insomma, quelli più famosi che noi conosciamo, Google, qui siamo sulla piattaforma qui di YouTube, e quindi sono in una bolla enorme, una bolla che già sta tendendo a sgonfiarsi nell'ultimo periodo, ed io ho condiviso una previsione proprio questo mese su un possibile crollo imminente a livello finanziario ed economico di conseguenza. Perché viviamo all'interno di un ciclo che viene definito di grande espansione. Il mondo vive in cicli di crescita e decrescita. Si sale e si scende, come nelle montagne russe. Cicli come i cicli della vita, i cicli della natura, i cicli delle piante, i cicli di qualsiasi cosa. Anche gli asset, i mercati hanno dei cicli. Quindi viviamo in questa bolla. Poi viviamo nell'incertezza dettata dalla guerra, dal periodo che stiamo vivendo, e questo va a incidere a livello economico, perché ciò che noi riteniamo sia troppo lontano da noi, a livello geopolitico, questi accadimenti della guerra, che ovviamente ci fa venire la pelle d'oca, no? Quando vediamo alcuni tipi di immagini di Assolutamente. guerra dalla Palestina, dalla striscia di Gaza, scusate, dall'Ucraina. Però questo poi si ripercuote nella vita quotidiana di ognuno di noi, non solo da un punto di vista spirituale, non solo da un punto di vista animico, di sensazioni che viviamo intorno di noi, ma proprio dal punto di vista economico. L'abbiamo visto all'inizio del 2022 con queste grandi esplosioni verso l'alto del costo della benzina, quindi del petrolio, del gas, delle bollette. Quindi viviamo in un periodo abbastanza oscuro. Se ne ha chiuso uno, è quello della crisi sanitaria che abbiamo vissuto dal 2020 al 2023, se ne è aperto subito un altro. È come se grandi eventi venissero rappresentati, no? In questo secolo, scusatemi, in questo decennio, e l'economia, la finanza ci rappresenta anche tutto ciò, ci rappresenta la possibilità di essere di fronte a grandi scenari di grandi cambiamenti e grandi sconvolgimenti. Tra l'altro anche l'oro sta aumentando ai massimi storici, Di Anche solito loro. l'oro è legato sempre alle guerre. Quando aumenta l'oro, di Alle solito c'è guerre o sempre. alle crisi bancarie o finanziarie, no? Perché l'oro cresce di norma di fronte alle guerre e si impenna velocemente a livello di prezzi, ma lo abbiamo visto crescere nel periodo 2007, 2008, 2012, quando abbiamo avuto nel 2008 la crisi. La crisi immobiliare, no? Dei mutui subprime americana, e poi successivamente la crisi degli stati, dei debiti sovrani. Non so se vi ricordate la Grecia, insomma, tutto E adesso in quello che. Grecia va tutto bene. In Grecia No, adesso non nessuno va. ne parla più. No, non va tutto bene. Il È debito ironico, pubblico, così lo purtroppo. Sì. Il debito pubblico è fuori misura. Noi gli siamo molto vicini, perché abbiamo un debito pubblico completamente fuori controllo, abbiamo un deficit elevato, che detto in parole semplici vuol dire che spendiamo molto di più di quello che potremmo spendere, siamo già sotto inflazione, e quindi la cura da cavallo che ha subito la Grecia per essere salvata, quindi grandi privatizzazioni con grandi aziende statali che sono andate nelle mani dei soliti noti big della finanza.
Purtroppo non ha portato nulla di buono, no? È quello che poi stiamo vivendo in questi giorni, purtroppo in Ucraina. Vedevo qualche giorno fa l'incontro tra Zelensky e i grandi del mondo che incontravano BlackRock, Ray Dalio, grandi investitori o grandi istituzioni finanziarie, che vuol dire che c'è grande interesse nel mettere le mani, no? In quelle che sono le proprietà di questa nazione, di questo popolo che di fatto è disintegrato dalla situazione in cui si Assolutamente. trova. Quindi arrivano sempre grandi poteri a mangiare, a prendersi quella fetta, no? Per poter poi, vabbè, è inutile andare dietro a dietrologismi, sappiamo un po' come gira il mondo gira intorno al potere, il mondo gira Oggi, intorno al denaro. tanto dobbiamo dirla come un attimo quello che è il video che hai fatto oggi, no? A proposito, vi invito a visitare il canale di YouTube di Francesco, grandissimo. Oggi ha pubblicato un video che dice andrà tutto bene, praticamente. Che una grande mente, un grande scienziato ha detto che andrà tutto bene, se siamo Andrà un fortunati. grandissimo scienziato, un grandissimo di quelli che veramente non dimenticheremo. Sì, cioè, ne sto parlando da un bel po' sul canale, no? L'ipotesi di un'ulteriore pandemia. Quindi la notizia era quella che non ci sono dubbi, dice Bassetti, non ci sono assolutamente dubbi che questa sarà la prossima pandemia. Stiamo parlando della viaria, che dovrebbe essere. Tra l'altro, sul canale noi abbiamo intervistato anche il dottor Montanari, il quale diceva che da biologo, perché lui era proprio pratico, perché questi virus passino dagli animali all'uomo, c'è bisogno di uno scambio organico di fluidi corporei. Ora, ci verrebbe da pensare che è così, diciamo. Così, tendenzialmente vicino agli animali, perché possa veicolare questi virus all'uomo. Sì, non è la prima volta che, no, c'è stata questa questione della viaria e non c'è mai stato il passaggio sull'uomo. A sto giro si prevede che ci sia. Cosa Evidentemente vuol qualcuno dire? vuole essergli molto vicino. Vuole essere. Sì, vuole esserti molto vicino. Sì, E sì. invece andiamo nel piccolo. In Italia che sta succedendo? Ho parlato del debito pubblico, ne vediamo tasse sempre più alte, vediamo situazioni veramente drammatiche, cioè veramente la situazione dell'Italia è drammatica per chi vuole aprire gli occhi e vederla. Sì, abbiamo una corruzione elevata, purtroppo dove c'è la presenza sempre più dei politici, parliamoci chiaramente, no? Dei politici, perché poi non è che si può dire dello Stato, cioè non è che lo Stato deve essere completamente assente da quelli che sono gli affari, degli individui, Regolamentare. ma i politici, dove ci mettono le mani loro, di norma c'è sempre una grande corruzione. E purtroppo nel tempo si è dato la possibilità di mettere le mani ovunque, cioè in qualsiasi tipo di settore, c'è la politica. E quindi abbiamo un sistema completamente fuori controllo e incancrenito, cioè è la popolazione italiana stessa che è corrotta. C'è chi è corrotto moralmente, che in tutto questo periodo ha taciuto di fronte a cose che tutti bene o male sapevamo rispetto al nostro sistema, e chi è corrotto di fatto, no? Abbiamo vissuto in passato. Questo reddito di cittadinanza che è stato dato a destra e manca, no? A chi anche non ne aveva bisogno. Ebbene, se partiamo dal piccolo della nostra Italia, da noi stessi, e poi arriviamo al grande, capisci che c'è un filo conduttore. Quindi spesso poi si punta il dito a Tizio, a Caio, Sempronio, ma di fatto questo è il sistema Italia. E l'eccesso di presenza dello Stato in tanti settori garantisce purtroppo una maggiore corruzione. Poi abbiamo un livello di tassazione fuori misura che porta ad andare in pensione a 68 anni oppure a tagliare sulla sanità, perché oramai abbiamo raggiunto un livello in cui la tassazione è così elevata. Abbiamo considerato che le tasse non sono solamente quelle che vi trattengono sulla busta paga, no? Quelle lì alcuni non le vedono perché se sono abituati, ricevono, non lo so, il netto. Dicevo 1.500, io non lo so che sulla busta paga, se la vado a guardare, ci sono un casino di tasse, no? Non sono le tasse solamente che pagano gli imprenditori, ma noi paghiamo il 22% di IVA.
Cioè, questa è la nuova normalità. Ci siamo abituati, ma quando noi andiamo a comprare qualsiasi tipo di prodotto, un PC, un paio di scarpe, dovremmo capire che all'interno di quel prodotto c'è l'IVA. Quando andiamo a mangiare al ristorante c'è l'IVA, che quando andiamo a fare la spesa c'è l'IVA, che sia su alcuni prodotti più bassa e più alta, ma comunque c'è l'IVA. Quando andiamo a mettere la benzina ci sono le tasse, stiamo pagando ancora la guerra di Eritrea. La metà del litro del prezzo della benzina che voi mettete, la metà sono tasse. E questa è una truffa di fatto, ci stanno rubando i soldi dalle tasche che ogni volta che noi spendiamo e ci mettiamo in contatto con la società e respiriamo persino, no? Si paga anche l'etere, si paga anche internet, noi paghiamo le tasse. E quindi la pressione fiscale complessiva non permette più ai politici di continuare a chiedere ulteriori tasse e promettono dal canto loro di abbassarle le tasse, ma abbassare le tasse poi i conti non tornano. Quindi viviamo in una situazione in cui devono tagliare sulla sanità, devono tagliare sull'istruzione, devono tagliare a destra. Sicuramente, signori, non taglieranno sulle pensioni perché le pensioni sono voti. Oramai non li va a votare più nessuno, quindi non è che possono tagliare i pensionati che sono gli unici che ancora, bene o male, credono a questa classe politica, no? A ruota, Movimento 5 Stelle, poi adesso Meloni, poi domani sarà la Schlein, poi non lo so chi verrà dopo. Si spera che qualcosa possa cambiare. In realtà è un gatto che si morde la coda ed è questo purtroppo è visibile ad ognuno di noi. E quindi viviamo questo momento di grande incertezza anche a livello europeo. Anche a livello europeo La questo. Francia non sta meglio di noi, voglio dire. No, Per non sta meglio parlare di delle noi, voci. dicevamo poc'anzi, non sta meglio di noi la Francia, non sta meglio di noi. Abbiamo una bassa crescita. È dettata secondo me dal fatto che c'è una distribuzione del denaro fatta male, ma comunque, prescindendo, senza entrare troppo nello specifico, dobbiamo stare a parametri che ci vengono dettati dall'Unione Europea, a regole che ci vengono e che hanno accettato i nostri politici, perché se non le accettiamo, cosa accade? Accade che diventiamo brutti e cattivi, e poi accade che succede quello che è successo nel periodo di Berlusconiano, no? Senza nulla togliere o dare di più o meno al cavaliere, quello che è accaduto è lo spread, i mercati che minacciano il debito pubblico, ti mandano in crisi i settori bancari e finanziari e ti fanno saltare in gambe all'aria. E quindi siamo anche lì in un cane che si morde la coda. Tiriamo a campare, non prendendo consapevolezza reale del momento storico che stiamo vivendo. Però i nodi stanno venendo al pettine, perché dal mio Esatto. punto di vista siamo di fronte a un rischio di debito sovrano, quindi potremmo avere una crisi del debito sovrano nei prossimi mesi, settimane, io Quando non parli ho. di crisi del debito sovrano, cosa intendi specificamente? Intendo che il debito pubblico italiano è insostenibile, il debito Certo. pubblico francese è Quasi insostenibile. 3.000 miliardi, quant'è? Siamo Cosa arrivati, devi abbiamo dire? raggiunto i 3.000 miliardi, sì. Il debito Mamma pubblico mia. francese, il debito pubblico giapponese, che dicono è detenuto nelle mani dei giapponesi. Sì, ma comunque sì, si tratta sempre di debito che è fuori controllo. E quindi io credo che ci sarà una crisi, considerate che circa il 25% su per giù del nostro debito è detenuto da istituzioni finanziarie, da grandi agglomerati finanziari. Che può smollare il debito, non lo rinnova, dice: guarda, a me non mi interessa più, e lo molla sul mercato, quindi non trovando disponibilità di ulteriori acquirenti. Se noi non rifinanziamo il debito, cioè se non c'è qualcuno che lo compra, noi non abbiamo i soldi per spendere e mandare avanti la baracca. Questo è il punto. Quindi Cioè, da qui praticamente è anche quelle pubblicità che hanno fatto perché ogni cittadino andasse a investire su questi bond, comprate questi bond, comprateli. Si sono sì, perché venduti anche l'anima perché la gente comprasse un'azione. l'obiettivo è trasferire il debito dalle mani dei privati esteri alle mani dei privati cittadini. Però voi dovete comprendere una cosa molto elementare a livello economico. Mentre io e te, quando sottoscriviamo un prestito, lo dobbiamo pagare, è un debito che deve essere ripagato, quindi lo restituiamo indietro con gli interessi, lo Stato non lo restituisce mai. Lo Stato lo rinnova sempre.
Non lo restituiamo mai, cioè il nostro debito è inestinguibile, noi non possiamo estinguere il nostro debito, perché pari al 140%, insomma, 3.000 miliardi, una cifra incredibile. Circa Quindi 50.000 euro a testa, giusto? Facesti il è calcolo un sul canale. sì, 45.000 euro a testa, 110.000 euro a famiglia. Mamma mia. Considerate che quindi il debito è continuamente da rinnovare. È un po' come in un mutuo, lo andate sempre a rinegoziare. Andate in banca, lo rinegoziate con un nuovo tasso e così funziona il debito pubblico italiano. Noi siamo arrivati adesso ad avere una spesa, stiamo andando verso una spesa di soli interessi su quel debito pari a 100 miliardi, signori. 100 Mamma mia. miliardi. Quindi è una cosa insostenibile. E di fronte ad una bolla finanziaria che abbiamo descritto all'inizio di questo, ad un periodo come quello che ci siamo raccontati, è inevitabile che possa esserci una crisi del debito pubblico nel prossimo futuro. Fate attenzione, le grandi istituzioni che detengono anche debito pubblico sono le banche. Quindi se va in crisi il debito pubblico italiano, vanno in crisi anche le banche, che sono tra i maggiori acquirenti del debito pubblico italiano, insieme alla Banca d'Italia, che oltretutto ha diminuito la sua quota. Quindi noi ci troviamo in questa situazione veramente allarmante, dove il cane se morde la coda, siamo in un cul-de-sac e per uscire ci vuole un sac de cul, dicono dalle parti dell'Emilia Romagna. Il che vuol dire, caro Salvatore, che l'unico modo che loro hanno per poter andare avanti i politici, perché bisognerebbe tagliare, vendere, eliminare gli sprechi, risparmiare, come farebbe un padre di famiglia. Ma fare Certo. questo non porta voti, non porta voti, e quindi chi li vota poi dopo? Bene. Oltretutto ci sono le elezioni una volta all'anno, prima le regionali, poi quindi devono sempre rispondere e vendere qualcosa, perché di questo si parla, vendere promesse ai propri elettori. Quindi saranno costretti di nuovo a stampare ulteriore denaro, creare ulteriore denaro che vada a chiudere i tappi, i buchi, scusate, di quelle liquidità che non si riescono a trovare. Quindi per far fronte al debito pubblico si fa un ulteriore debito. Ma questo cosa comporta alla lunga? Comporta uno svilimento della moneta, cioè un'inflazione. Quella che abbiamo vissuto, avete visto che tutto è cresciuto nel periodo Assolutamente. 2021-2022-2023 e i prezzi non sono scesi, perché fate attenzione, la fregatura qual è? Che non è che i prezzi una volta dice l'inflazione adesso è piatta. Sì, ma prima sono cresciuti da 10, sono passati a 15. Adesso ci siamo fermati a 15, ma prima erano 10, quindi l'inflazione c'è stata, non si torna indietro, no? Il punto cos'è? Che non è che è cambiato il costo di questa tazza. Questa tazza è sempre una tazza, è fatta, no? Di un determinato materiale e ci vuole un determinato tempo per farla, è sempre una tazza. Quindi che cosa si inflaziona? La moneta. Cioè mi ci vuole sempre più denaro per comprare questa tazza. Il fatto che si crei sempre più denaro, vi racconto, guardate, la storiella, visto che siamo in una puntata straordinaria, dell'Arcangelo Gabriele. Immaginate che l'Arcangelo Gabriele racconta un libro che si chiama Il mistero dell'attività bancaria, si renda conto che la civiltà sia in difficoltà, no? Sia di fronte ad un elevato livello di povertà e abbia bisogno di soldi. Quindi una notte scende in terra e decide di dare ad ognuno di noi, che avevamo 100 euro in tasca ad ognuno di noi, di mettere altri 100 euro. Quindi ognuno di noi, dopo la comparsa dell'Arcangelo Gabriele, avrà 200 euro. E Che cosa certo. accade? Che quando ti svegli la mattina, figa, ti senti più ricco, no? Se c'è chi aveva 10.000 euro, ne ha 20.000, quindi viene tutto raddoppiato. Immaginatevi che c'è la comparsa di qualcuno che raddoppia il denaro. Cosa accade quindi quando uno si trova? Siccome l'economia non è una scienza perfetta, signori, è una scienza che dipende dalle emozioni di ognuno di noi. Si ritrova questa liquidità e dice: sai che c'è? Oggi vado a comprare qualcosa. E quindi tutti corrono a comprare ciò che ieri non riuscivano a comprare Chiaro. con quei 10 che non si potevano permettere. Ma cosa accade? Accade che essendo interessato io ad andare a comprare quell'oggetto, essendo interessato quell'altro, essendo interessato quell'altro, il prezzo di quell'oggetto lì inizia ad aumentare perché è scarso, c'è quella di. Quindi
Quindi chi corre per primo fa gli affari. Chi corre per ultimo e dice: figa, mi sono ritrovato 200 euro in tasca, aspetta un attimo, io risparmio, si renderà nel tempo conto che tutto sarà aumentato. Capito? Quindi, Capito? e quando correrà per ultimo ad andare a comprare quel prodotto, lo pagherà tantissimo, lo pagherà il doppio o il 50% in più. Quindi un aumento di disponibilità di denaro, grazie alla comparsa dell'Arcangelo Gabriele, non garantisce una maggiore ricchezza ad ognuno di noi, perché sennò altrimenti lo faremmo tutti, stamperemmo denaro per tutti, distribuiamo soldi per tutti, capite? Ma Certo. crea un'inflazione della moneta, cioè aumenta tutto di prezzo e automaticamente è vero che ha aumentato i tuoi soldi sul conto corrente, ma ha aumentato tutto quello che hai intorno a te. E quindi è un cane che si morde la coda. Cioè il Capito. denaro, al contrario di tutti gli altri oggetti, è mezzo di scambio, non è, non serve per scambiarlo. Quindi, essendo che in circolazione gira il denaro e ha valore come la dinamo di una bicicletta, se tu pedali la dinamo va in funzione, il denaro ha valore se gira e circola. Non è necessario avere una maggiore quantità di denaro affinché si stia tutti meglio. Quando si viveva con l'oro o con le conchiglie, che si viveva nel baratto, non è che si stampavano più conchiglie, no? La storia del Certo, denaro quella è è. stata da sempre. Prima c'erano altre forme di. E quindi le persone facevano. Quindi cos'è che conta? Conta la distribuzione che viene fatto di questo denaro, come viene distribuito in maniera equa e uguale. E purtroppo qui dobbiamo poi tornare di nuovo ai politici e ai banchieri che distribuiscono di norma agli amici degli amici, cioè a loro stessi, cioè i soldi convergono. Quindi che cos'è l'inflazione? L'inflazione non è altro che una svalutazione della moneta, perché abbiamo detto che non è la tazza che si inflaziona, la tazza è sempre una tazza, è il denaro che si inflaziona. E che cosa comporta questo? Comporta che, essendo che la tazza da un euro è passata a 2 euro, è successo che da un euro io pagavo il 22% di IVA, erano 22 centesimi, ma adesso che costa 2 euro, pago 44 centesimi di IVA. Lo Stato incassa di più. Quindi lo Stato incassa di più con l'inflazione. È un po' come se l'Arcangelo Gabriele avesse deciso di distribuire per rendere tutti ricchi, ma poi alla fine rende ricchi solo chi ha distribuito, cioè solo lo Stato e solo le banche Wow. centrali. E questo è un ulteriore enigma, no? Paradigma che stiamo purtroppo vivendo e che dobbiamo superare. Un paradigma che va E superato. secondo te, no, facendo un attimo, ritornando un attimo a quella che è la tua previsione, che hai lasciato anche sui tuoi canali social, di una crisi nel brevissimo proprio termine, perché tu avevi dato un termine a breve. Che cosa ci puoi dire? Nel senso, cosa prevedi possa succedere realmente? Quindi anche per confermare quelle che sono le profezie. Io analizzando a livello economico gli scenari, analizzando, quindi stando sempre sul pezzo di quelle che sono le notizie che pervengono, no? Che riceviamo, e seguendo gli asset dei mercati finanziari, quindi seguendo proprio gli asset, vuol dire la borsa, ho delle segnalazioni che mi danno queste mie analisi di una chiusura di questa bolla in questo arco temporale. Si può tirare a campare ancora per un po', ma siamo di fronte, dal mio punto di vista, a un grande crollo. Un crollo che non so per quale motivo possa arrivare. Cioè, se sarà la guerra il detonatore che la possa far esplodere, quindi una guerra nucleare. Non lo so se può essere una crisi bancaria a farla esplodere, perché noi ci troviamo in una condizione in cui le banche, è vero che da una parte stanno realizzando grandi utili, ma anche è vero dall'altra che stanno accumulando grandi perdite, perché le banche comprano, abbiamo detto, il debito pubblico, e sto debito pubblico sta che si chiamano obbligazioni, stanno scendendo di valore, e quindi loro in bilancio si trovano meno valore. Poi loro con un po' di giochi di bilancio riescono ugualmente a camuffarlo, però quindi non lo so se può essere un evento, cioè, che non possiamo prevedere, come poteva esserlo l'uccisione di Donald Trump, come poteva esserlo, non lo so, adesso la situazione è di una pandemia informatica, un'ulteriore pandemia
Noi abbiamo visto che durante la pandemia da Covid i mercati sono venuti giù e sono venuti giù tutti, l'oro, le criptovalute, le borse, gli asset valutari, tutto. Quindi non so dirvi, so analizzare, insomma, so che siamo circondati da tanti eventi che non sono positivi. E analizzando però i grafici, gli elementi grafici, guardando analiticamente gli asset, siamo di fronte alla chiusura di un ciclo. Ecco, questo è quello che posso dire, un ciclo molto importante, un ciclo che si è aperto nel 2020, perché dopo quel crollo le borse hanno iniziato a risalire a seguito di quel meccanismo che vi ho spiegato di immissione di nuova liquidità che non è andata nelle tasche delle persone normali, ma è andata verso le borse, verso gli amici degli amici, ha iniziato a salire e sono praticamente 3 anni, 4 anni circa che stiamo salendo. E insomma, siccome abbiamo detto che il mondo è fatto di cicli, la vita è fatta di cicli, mi segnalano i grafici, secondo delle tecniche che non sto adesso a spiegarvi, Sì, di va bene. analisi ciclica, che stiamo andando a chiudere, dei E cicli temporali molto importanti. di solito quando si chiude un ciclo, che cosa avviene? Tu ti Quindi riferisci cosa a... dobbiamo aspettarci? Cosa dobbiamo aspettarci? Quando si chiude un ciclo può avvenire che c'è un crollo dei mercati del 20-30%. E quando si chiude un ciclo vuol dire che ci può essere una crisi bancaria dove vanno salvate, perché poi falliscono, non falliscono, poi intervengono sempre i banchieri centrali, falliscono delle banche, come è accaduto in Italia a tante banche, no? Vi ricordate la Banca delle Marche, la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Certo. MPS, Monte Paschi di Siena che andò in tilt. Insomma, ci fu quel periodo dei debiti sovrani, che dicevamo prima, 2012-2013, che portò al fallimento d'Italia di tante banche, che poi alcune sono state salvate, alcune sono state accorpate, ma alcune se le sono prese, scusate il termine, in quel posto, perché molti risparmiatori hanno perso soldi. Certo. Quindi quello che può avvenire è questo, il rischio c'è, non voglio allarmare nessuno, però questo è nel pratico quello che può avvenire. Poi a livello geopolitico, a livello, come devo dire, economico, può esserci, ripeto, di ogni da E vedere. soluzioni. Dobbiamo stare attenti anche all'euro, perché noi stiamo entrando in una fase molto delicata Sì, dell'euro, infatti, sì. in cui ci può essere ulteriore svalutazione della zona euro e della tenuta stessa dell'Europa e dell'euro, perlomeno così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, e non è un bel vedere, cioè nel senso che non ha funzionato bene quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi grande debolezza anche della valuta di riferimento, dei soldi che noi abbiamo, in tasca. E quindi soluzioni. La Soluzioni. signora che adesso si vede questo video e si preoccupa pure giustamente a dire, oddio, adesso cosa possiamo fare nel concreto? Io credo che diversificare le proprie strategie vada sempre bene nella vita. Cioè dire mi salverò con l'oro, prendo i contanti, li metto sotto il materasso, investo un po' in Bitcoin, perché magari una piccola parte, un 5%, può essere qualcosa che è fuori dal sistema e può rispondere positivamente. Bitcoin è nato dopo, proprio per rispondere alla crisi delle banche del 2008. Certo. Quindi mettere un po' di soldi sotto il materasso, l'oro fisico o fisico, intendo ragazzi, signori, piastrine fisico, non di carta igienica, non sui mercati, che si può comprare tramite banchi metalli, noi diamo pure un servizio su questa linea, o Bitcoin o altre strategie, il mattone, no? Il mattone che poi in questi anni purtroppo si è svalutato perché rientra in quelle bolle che vi ho raccontato, però ci sono posti nel mondo per chi è. No, che il mattone può essere un'alternativa. I terreni incolti dove andare a coltivare agricoli possono essere un'alternativa. Ognuno poi, in base a quelle che sono le esigenze, disponibilità, la propria forma mentis, organizza un suo piano di diversificazione. Quindi andare a concentrare esclusivamente su un tipo di soluzione non è il massimo della vita. Diversificare cosa fa? Ti riduce il rischio, perché se te va male una in un determinato arco di tempo, hai un'altra alternativa.
e così via. Ritengo che abbiamo ancora la possibilità di utilizzare il contante. E in prossimo futuro, secondo me, il contante non ci sarà più, perché l'evoluzione del denaro, siamo partiti dal baratto, dallo scambiarci conchiglie, e siamo andati avanti con l'oro, con le monete d'argento, siamo arrivati alla carta moneta, alla banconota, anche detta nota di banco, inventata in Venezia. E perché è comoda, no? Perché ci si può scambiare valore, ma in realtà questo è un pezzo di carta. Il denaro è sempre evoluto nel tempo ed andremo verso il denaro elettronico. Ma fino a quando c'è il denaro contante, sicuramente tra le varie diversificazioni può esserci quella di detenere un po' di disponibilità in contanti per qualsiasi tipo di evenienza, ben nascosti. Allo stesso tempo abbiamo detto però che il denaro si può svalutare. E quindi l'oro in determinate circostanze, diversificare, può andare a fare rivalutare i nostri risparmi e così via. Quindi sicuramente, Salvatore, la cosa migliore è la diversificazione. Sempre. Diversificazione. Noi dovremmo diversificare, molti di noi, anche sul lavoro, perché il futuro dell'intelligenza artificiale, no, che sta avanzando, ci rappresenta un 40-50% di lavori che potrebbero sparire nel prossimo futuro. E quindi andare a crearsi, non dico dei lavori aggiuntivi, dei pieni B, perché poi bisogna vivere la vita e godersela, ma in alcune circostanze, soprattutto per chi non ha un lavoro sicuro, che potrebbe non essere sicuro nel futuro o che non è attualmente stabile, andare a trovare delle opportunità che il web, il digitale, ci offre, può essere sicuramente un'alternativa. La diversificazione è un discorso che è ampio e che vale su più Tra settori. parentesi su questo discorso del lavoro, io ho da fare una testimonianza perché io qualche settimana fa, se non erro, andai al supermercato ed erano entusiasti le cassiere perché avevano messo le macchinette automatiche che prendevano i soldi e davano il resto. E loro erano entusiasti, cioè lavoriamo di meno. Io ebbi a dire ad una cassiere che guarda che pensaci che questo tra poco prende il tuo posto. Mi devi credere, la signora, da che era entusiasta, con un vice entusiasta, sembra che ebbe realizzato, in un momento ha realizzato il crollo di una vita e ha cambiato completamente volto, perché purtroppo la gente non si rende conto della transizione come veloce sotto i nostri occhi. E quella signora si è trovata ad avere la realtà che dice: caspita, questa ha ragione. Io potrei perdere il posto domani mattina perché quello che sto facendo io, prendere i soldi e dare il resto, già sta facendo una macchina a fianco a me. È così, è così. Però guarda, ti dico così, poi volendo la si può chiudere con questa chiosa, Assolutamente. questa bella chiacchierata. Io ritengo che molti lavori siano da superare, che molti lavori comportino uno sfruttamento della persona, no? E D'accordo. l'intelligenza artificiale, la robotica può aiutare ad eliminarli. Il punto quindi è per noi focalizzare come il futuro dell'essere umano possa essere soddisfatto nel lavoro che ti dà una soddisfazione concreta e reale, no? E che possa le nuove generazioni nascere sulla base di coltivare le proprie passioni, crescere sulla base dei propri talenti e non andare a fare qualsiasi tipo di lavoro. Capisco che in un momento come quello storico che stiamo vivendo, di grande difficoltà, molti andrebbero a fare qualsiasi tipo di lavoro. Ma ci dobbiamo rendere conto che poi dopo un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni che fai la cassiera, ti rompi altamente i maroni. Motivo per cui quella signora sorrideva. Cioè non è che, ok, vado da lavoro perché ho lo stipendio, perché riesco a mandare avanti la famiglia, ma la mia vita finisce alle 5 del pomeriggio, devo rispettare quel turno ed è fissa all'interno di quel negozio lì dove devo vedere tutta una serie di facce di persone che magari mi stanno antipatiche, che mi trattano male, no? E poi devo aspettare un anno per andare in ferie, è questa la vita? Quindi noi dobbiamo sempre comunque accettare quello che la vita ci propone e quelle che sono le evoluzioni della vita. Osservare quelli che sono i cambiamenti che ci aspettano in maniera positiva o negativa su questo settore,
ma focalizzare la nostra attenzione su quello che sarà il domani, delle opportunità che possiamo crearci, perché poi in fin dei conti l'essere umano, tra tragedie, disgrazie e guerre mondiali, è sempre andato verso un'evoluzione, un benessere maggiore. E quindi ritengo che questa sia la strada che andremo a percorrere, anche se in breve, nel breve brevissimo, sarà abbastanza dura Dura. Bene, da percorrere. allora, come hai detto tu, io ti ringrazio veramente. Chiudiamo questa splendida chiacchierata. Mi ha fatto piacere averti sul canale veramente tanto, tanto, tanto. E ti ringrazio per la tua disponibilità. Ti lascio. Iscrivetevi tutti quanti ad Altra Frequenza e soprattutto al canale YouTube di Carrino perché è utile soltanto per i consigli che vi dà. E quindi va bene, e niente, quindi ti lascio a te un saluto agli utenti e ci salutiamo. Grazie, grazie a tutti e grazie a te Salvatore. Ciao. Grazie, grazie a tutti. Santo saluto.